Consiglio, se mi sentite, io lascio subito la parola al direttore per l'appello. Sì. Thank you.
come da regolamento. E ordini del giorno, ho detto, discuteremo oggi in aula anche quelli che in realtà in quest'aula non ci dovrebbero stare oggi, perché sono di competenza completamente municipale. Li discuteremo lo stesso, ci sarà una presentazione di 5 minuti per ogni ordine del giorno e ci saranno poi le espressioni di parere da parte di ogni gruppo per 3 minuti e la votazione. Ma 3 minuti la presentazione, pensavo 5 invece 3, grazie mille. Ci saranno le espressioni.
specificare proprio che ci sia, perché so che veramente
chiamato. Mi viene in mente via Siderno ad oggi, il nuovo, la nuova casa del quartiere che tra poco verrà inaugurata, o il centro polifunzionale di via Lucrezia Romana, che non vengono dati ad associazioni garantendo ad esse l'esclusività, ma viene garantita dal municipio a tutti la possibilità di utilizzarla. È un'altra visione.
giorno. Però non mi voglio rassegnare, forse su questo, diciamo, come mi dice qualcuno di voi, sono ancora troppo giovane, troppo idealista, ma io non mi voglio rassegnare al fatto che anche noi siamo amministratori di questa città e non siamo semplicemente burocrati e passacarte di cose che si decidono da un'altra parte, nella giunta capitolina o in aula Giulio Cesare. E quindi io credo che il perimetro della discussione, per quanto ovviamente ci siano dei termini rispetto a quello che possiamo e non possiamo fare e cambiare di questo bilancio, ma mi piacerebbe che perlomeno in una discussione come quella che è la seduta di bilancio, che è la discussione politica per eccellenza durante tutto l'anno, non abbia, diciamo, un perimetro che è semplicemente burocratico, ma che possa spaziare proprio per seguire quello che diceva l'assessore, ovvero per parlare di quella che deve essere la visione dello sviluppo economico, sociale, culturale, commerciale di questo municipio. Questo lo dico perché io ho apprezzato l'intervento dell'assessore, veramente lo dico, soprattutto quando dice una cosa che abbiamo visto che è successa in questi anni in questo municipio, quando lui dice siamo intervenuti comunque, anche quando il municipio non aveva una stretta competenza su determinate cose, noi siamo intervenuti comunque. E questo noi siamo contenti, ma proprio perché l'assessore lo dice, questo dimostra quello che dicevo prima, ovvero che il perimetro è limitato fino a che uno vede dei limiti, perché quando poi la politica vuole fare delle cose, ci dimostra l'assessore che le può fare. E proprio questo è il motivo per cui all'interno della discussione di oggi noi vorremmo discutere anche di alcune questioni che non sono previste all'interno del titolo secondo del bilancio di Roma Capitale assegnato al nostro municipio, e vorremmo capire il motivo per il quale non sono previste e se tutti insieme, dato che sono delle battaglie che abbiamo fatto insieme, ognuno dal suo punto di vista, maggioranza e opposizione in questi anni, c'è però la possibilità appunto di intervenire comunque per citare l'assessore. Questo ovviamente riguarda una delle questioni, diciamo, su cui ci siamo confrontati di più anche con i consiglieri di opposizione, in particolar modo con i consiglieri Rinaldi e Tosatti, che è la riqualificazione del centro anziani di Villa Fiorelli, che non è previsto in bilancio, e penso che vi riferiste a questo quando dicevate che non era strettamente, diciamo, di competenza tra gli ordini del giorno che abbiamo presentato. Lo so, ma io penso, ripeto, che da questo consiglio municipale debba anche arrivare un messaggio politico chiaro alla giunta capitolina su alcune questioni che ci hanno sempre interessato, sui quali ci siamo spesi, sui quali si è spesa anche la Presidente
quel traviatico. Era possibile superarle e oggi diciamo la notizia che è in atto diciamo, questa trasformazione urbanistica che il nostro territorio ha aspettato da tanti anni è una notizia positiva. Questo significa che appunto si può cambiare idea quando il territorio è unito su determinate questioni. Avevamo paura che quel mercato venisse abbandonato perché oggettivamente aveva delle difficoltà, ma è uno dei mercati che più di tutti hanno quel valore anche sociale di cui parlava l'assessore, perché si trova al centro di un quartiere caratterizzato dalle case dei trambieri, delle case popolari, un luogo di incontro veramente in cui oltretutto le piazze e gli spazi verdi, come diceva lei, mancano, e quindi attendiamo con ansia, ma oggi anche con, diciamo, con ottimismo questo passaggio. L'ultima questione, assessore, sembra banale dirlo, ma invece sull'ultima questione che lei ha affrontato, ovvero sulla lotta all'abusivismo, ovviamente non c'è da specificare che su questo non c'è opposizione in questo municipio, anzi io credo che dovremmo riprendere una discussione approfondita, perché soprattutto negli ultimi mesi gli episodi criminali in questa città legati soprattutto, se andate a vedere i dati del Ministero degli Interni della scorsa settimana, ci dicono che nel settimo municipio nell'ultimo anno la criminalità, diciamo, e lo spaccio di droga sono aumentati del 69%, un dato che ci deve fare preoccupare tutti, e quindi su questo io penso nella lotta all'abusivismo, nella lotta al racket e all'usura che ancora oggi hanno scaduto, che ancora oggi colpiscono due tra le strade commerciali più grandi d'Europa, che sono l'Appia e la Toscolana, e il traffico di droga. Io penso che su questo veramente dobbiamo sederci insieme e capire come portare avanti questa battaglia, e anzi, diciamo, per tutto quello che avete fatto i cittadini di questo municipio vi ringraziano, ma è ovvio che dobbiamo fare molto di più, e quindi veramente, diciamo, non è nella discussione di oggi, ma io propongo anche oggi che venga fatto un consiglio straordinario su questo argomento, perché credo che sia una questione della quale dobbiamo parlare con serietà. Grazie. Bene, il consigliere Ciancio, 30 minuti, sì. Grazie Presidente, grazie consiglieri. Volevo intanto sentire l'assessore al bilancio, ho fatto una relazione che che ci racconta di un cambio di visione
Quando bisogna arrivare a questa roba di già provatoria che lavoro ha fatto in modo solitario o con pochi, io ho fatto un evento, oltremodo ho fatto anche degli ordini del giorno in cui collimano le iniziative che lei ha detto nella relazione, mi riferisco alle proprie alcune anche forse le dimenticate alcune, perché consigliere con te così la mente, evidentemente perché ha inserito via Cesena, ma ha dimenticato via di Quarto Miglio, ma ti arriverò, visto che abbiamo tutto il tempo di raccontarci quello che un bilancio richiederebbe. Per me è fondamentale il momento della discussione, lo dico da sempre. Noi dobbiamo farlo negli anni, un anno intero noi dobbiamo discutere del bilancio, perché il documento più importante, quando ci arrivano poi queste carte, sarà il tempo, non sarà mai abbastanza per dire è corretto, non è corretto, manca Villa Fiorelli, manca questo, manca quell'altro. Se noi formuliamo un piano di investimenti in modo organico e simultaneo alle progettazioni che abbiamo e tra quelle che dobbiamo fare, noi andiamo nella stessa direzione in cui sono stati messi 3 milioni di euro sul documento di programmazione economica, articolo 170, per 2, e quindi io penso in coda al bilancio. Allora, andiamo a vedere le cose con calma. Assessore, sono, è vero che sono 16 più 25 le progettazioni che bisogna dare sulle opere che dobbiamo fare. Bene, ci sono i soldi, ci sono le disponibilità. Mi domando, il quadraro che conto siamo? Doveva essere, doveva finire, partire entro il 2018. Partita la gara, ma il lavoro sono stato fatto. Allora, se questa è la costrizione da parte della Bene, siamo tutti contenti che arrivano i soldi, insomma, ho visto la situazione del quadraro, sono andato a stamparmi gli atti e così via, tutto quello che viene fatto, però mai una commissione, mai un giorno di studio, di entrare nel merito delle cose. Entrare nel merito delle cose vuol dire che sappiamo invertire un modello di speculazione. Entrare nel merito, facciamo le strade, abbiamo messo fatto delle schede marroni, presuppongo io, per fare la manutenzione, ma che tipo di manutenzione? Andiamo a rivedere a dove sono state rifatte le manutenzioni, sempre con gli stessi errori, le code originali non vengono mai ristabilite e naturalmente gli allagamenti proseguono o continuano nel tempo a punto tale che delle opere diventano addirittura non ciclabili ma navigabili. Non lo dico io, ma lo dicono le reti televisive che hanno assistito a questi scempi di decisione. Io dico, ci vuole la collaborazione delle opposizioni, ma sentiamoci, parliamo tranquillamente.
Yeah.
pagatezza di 35.000 euro per ogni prezzo assicurazione. Quella è la strada giusta, fare prima la progettazione, ma attenzione per quanto riguarda le Cesena, ripeto, lì c'è un esproprio da fare. Quindi non è un lavoro pubblico che bisogna fare. Quindi questo è quanto mi sento di esporre in meglio da un bilancio così lievitato.
Piazza dei Tribuni, che era una cosa veramente
Thank you.
Questo io penso che con la
Thank you.
Citare, no, perché tutti siete stati citati, se non vorrei far parlare tutti.
nella stessa linea, no? Non mi sembra che ci sia stato un ragionamento di questo tipo. Per cui questa è la cosa che piace da lontano, ma voi ultimamente avete capito al terzo anno di età, che ci avete tre anni, ancora siete piccolini, siete la vostra materna, avete capito che forse c'è bisogno di muoversi diversamente. Poi vediamo perché sono questi soldi. Non è tutta bravura, non è che voglio fare complimento, ma se sono giocare a altro, perché
risultati, perché il 75%, ce lo diceva il nostro direttore, il 75% dei dirigenti della pubblica amministrazione hanno procedimenti, perché la posta d'ufficio lo danno come capita. Ma è normale che voi, a tutto ragione, è normale che voi, la banchina subisce dei forti allentamenti, delle forti organizzazioni, ma che firma, perché dovrebbe firmare un dirigente se non conosce l'argomento che gli ha proposto Stato
certi principi, avete messo in piedi questa macchina già da prima. E quindi penso che anche se arrivate al 70-80%, secondo me fate un grande risultato. Però voi, Roma rimarrà comunque complicata. Ora, diceva la consigliera di faceva così, no? Perché mi si vede dalla grande faceva, ma di tutti la collega diceva, ma dove volete andare? Perché questo per dire, ma state facendo due parti in commedia o siete parte della stessa cosa? E dove deve arrivare la legge uscita? Collega mia, le ha fatto la domanda e non sa, poi rispondere pure l'assessore che sarà comprata. Ma dove deve arrivare? Perché si capisce voglio andare da soli. Cioè, in questo terremoto romano, in questo terremoto tsunami romano di politica romana, l'assessore faccia tutto nella sua, diciamo, risposta successiva, ma non nomini la sindaca, che faccia la cortesia. Allora, se non mi dà la sindaca io esco, e lo dico perché non è difendibile. Allora, però lascia perdere, sono assieme tutta roba così, tutto un pagliacchino, che se non mai ieri non è quello, però è un discorso che non mi nomini la sindaca perché voi volete andare per conto vostro e fate bene, fate una politica, comunque l'importante è che arrivano i risultati del tuo municipio, però si sa che vuoi andare per conto vostro, si sa che sì. In contrapposizione per certe metodologie, per certi modi, e questo è chiaro, si capisce ormai, no? Da come vi siete comportati, vi siete organizzati. E quindi prendetevi i livelli, non coprite i livelli di altri, perché sono talmente grandi, sono talmente ampi, sono talmente evidenti, che fareste quella grande fatica che prendereste del tempo per guardare le situazioni territoriali invece che, no? Politicamente. Quelle romane e cittadine. Certo che lei, collega, insomma, parla di giovane qua. Allora, e quindi che succede? Che comunque sia, la Rossi, la giunta, deve continuare a dimostrare che nonostante tutto, chi non lo ha mai fatto, questo è un merito, se avete il coraggio di andare fino alla fine, potete l'incontro, non approvare il suo bilancio, perché quando vi ricapita, ma se avete il coraggio di andare fino alla fine, nonostante ci sta chi è in linea, noi andiamo per la nostra strada, perché l'avete un po' dimostrato quello che è successo quando chi governava questo municipio, avendo la direzione la stessa parte politica, ha sempre evitato di fare e c'erano sempre le strutture che c'erano. Quindi, ancora ammazzo, ho parlato ancora solo 15 minuti. Speriamo che non sia un problema politico, speriamo appunto che da questa gestione scandalosa di questi 3 anni si possa fare qui.
basta che sia tutto il 2010, con fondi dell'amministrazione comunale, c'era la stessa regina che era di Fratelli d'Italia e quindi ha messo in elenco questa cosa che ha avuto la fortuna che anche lei ha fatto qualche lavoro. Quindi sono circa 10 anni, erano 9-10 anni che abbiamo fatto. Ma al di là di questo, mi collegavo a Sotto Claudio, perché tu questa strada porta al parco, e quando porta al parco questa strada, non è che porta al parco perché c'è Marco, c'è la Punta Giuliano, perché ci vanno anche turisti, arrivano con i pullman, entrano un po' passo le due parole e vanno nel pezzo vicino al circolo sportivo dove poi fermano, ma lì mentre le ruote del pullman sono talmente grandi, se tu ci mancavi tu hai internet. Ho visto che ci sono 842.000 euro. Sì. Significa quindi per l'incriminazione. Ok? E allora, Fratelli d'Italia lo dice, di mettere una pressione su quel pezzo che è di tutti, non di chi sta su Piazza Cavalli. Poi, nome e cognome lo porta, quindi l'assessore Vivace che lei rappresenta oggi, che ha 2.500.000 e qualcosa di più, che prende in giro per fare delle strade che sono, comunque non sono state mai state fatte in altre strade come in questo periodo, sono sempre poche, però si riescono ad avere qualche sensazione. I meridionali, quello sì, non sono stati mai messi così in evidenza, anche l'altro assessore Codo dovrà muoversi, cioè qui non ci sarà nessuno, devo solo lì, e poi no, perché sono tutti in giro, saranno tutti in giro. Però, Magna Grecia, il mercato di Magna Grecia non sta bene, non lo so come riuscire a metterlo, però è un mercato che, al di là di tutto, che abito la parte opposta, quindi non abito da per alcuni consiglieri, che potrebbero comunque mettere in evidenza ciò, ma anche che essendo un mercato veramente storico e avendo vicino anche un parcheggio che potrebbe essere utilizzato non solo da chi va al mercato, ma anche proprio come quartiere, come quadrante, io penso che lì non dovete ascoltarvi di ciò, come non dovete ascoltare del centro commerciale Appio, dove la sede Mercadale ancora non c'è, ancora la situazione non è stata come definita, la commissione, il progetto, 1 milione, 3 milioni, 6 milioni. Come al solito il privato va avanti e la parte pubblica rimane indietro. Dice, ma come succede? Non si capisce come succede. Ma carina, io questa dico a tutti i consiglieri, a te, anche se non vuoi non ne può fregare meno, però avete scritto scavallo per arme, me lo dite, scavallo per arme, no, ma è la parola scavallo per arme. Ora, provate a spiegare sto scavallo per arme, che cosa è? Io ho detto, ci siamo a cavallo sopra, cavallo scavallo, però comunque penso che sia, sotto sopra, ecco che si trova, non so se dove. Allora, penso che sia un intervento ovviamente importante, penso perché non avendo partecipato, come diceva lei, come fa a sapere, non avendo partecipato alle commissioni, come dicevano tutti quanti prima, perché siamo
problematiche meno gravi rispetto al più urgente, ecco perché poi alla fine si è optato a portare avanti prima il più urgente di Colli Alfano. Io approfitto di questo mio intervento per ringraziare l'assessorato e gli uffici che in questi 3 anni, proprio per avere questo, per conseguire appunto questo raggiungimento di questi risultati, ci hanno dato un contributo non da poco, perché abbiamo visto insieme tecnicamente le varie problematiche mercato per mercato, tant'è che abbiamo fatto delle commissioni invitando ad ogni commissione un presidente di AGS, perché volevamo dare una certa importanza a quel mercato, a quel distinto mercato. È un lavoro di squadra, come ho detto poc'anzi, sì, è un lavoro di squadra perché la squadra non è fatta solo dai componenti della maggioranza, perché nella commissione che ho l'onore di presiedere, con i commissari tutti si è avuto la possibilità di confrontarci, perché a volte anche in maniera un po' forte, ma ci siamo confrontati, abbiamo avuto l'opportunità di chiedere chiarimenti e delucidazioni da parte degli uffici, abbiamo chiesto più volte e ottenuto anche chiarimenti da parte dell'assessore, e poi il pacchettino, il fiocchettato, l'abbiamo presentato all'assessore qui presente, l'assessore Comiso. Quindi io sono più che soddisfatta, perché ripeto, ero molto demoralizzata, questo devo dirlo proprio a chiare lettere, ero demoralizzata perché la mia paura era che finiva la consigliatura e non saremmo riusciti a portare diciamo a casa almeno il 50% dei nostri mercati. Oggi ci ritroviamo che praticamente siamo quasi al 100%, se aggiungiamo appunto la progettazione di Via Sannio e Colli Alfano. Ogni greggio già c'è. Quindi sono veramente, veramente soddisfatta. Il consigliere Giuliano poc'anzi aveva detto l'importante sono i risultati. Io ho sentito diciamo, tutti i consiglieri d'opposizione, i quali hanno giustamente presentato le loro perplessità, le loro critiche, che ovviamente indirizzate al Campidoglio, eccetera. Per me va bene tutto. Però, noi siamo consiglieri municipali, ok? Quindi quello che noi portiamo all'interno di quest'aula sono le istanze dei cittadini del nostro territorio, e quindi qua ci
di questo, la necessità economica di questo.
stiamo prendendo dalle gravità, a scendere un po' su tutti i centri anziani, così da dare anche a loro un po' di respiro in questo senso. E quindi noi ultimamente abbiamo visitato il sopralluogo, alcuni centri anziani, ci siamo resi conto che ci sono due strutture che avrebbero necessità di qualche piccolo aggiustamento. Parlando di 10 centri anziani, comunque i numeri si amplificano, e quindi diciamo una cifra di questo tipo potrebbe darci una mano, ci dà sicuramente una mano a fare un intervento sostanziale. Credo di aver finito, io a disposizione, in ogni caso non ho ulteriori diciamo cose da comunicarvi, perché del resto abbiamo parlato già nella commissione ordinaria politiche sociali, con la congiunta estrema destra e la commissione
devono andare con pazza, lo sapete, quindi diciamo che cerchiamo di non esagerare. Thank you.